buongiorno a tutti i nostri video ascoltatori sul canale YouTube di Italia Medievale sul nostro sito www.italiamedievale.org. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi un carissimo amico che ha appena pubblicato un saggio davvero interessante per Salerno Editrice e il titolo è Ruggero II, il conquistatore normanno che fondò il Regno di Sicilia. 304 pagine a 22 euro e il nostro amico è Glauco Maria Cantarella, al quale do il benvenuto e che ringrazio per essere qui con noi. Ti lascio subito la parola, Glauco, parlaci di Ruggero II. Allora, buongiorno a tutti, in ogni caso, sono io che ringrazio, come sempre, e faccio subito vedere l'oggetto perché, già nella copertina che è stata scelta dal dottor Grossi della Creatrice Salerno ed è una fotografia della statua di Ruggero II che c'è nel Palazzo Reale di Napoli. Già dalla fotografia si dovrebbe riuscire a capire, si dovrebbe riuscire a intendere qual è il senso più o meno del libro, o quello che mi è sembrato di potesse essere il senso della storia di Ruggero II. Voglio fare una precisazione, prima sarà il caso, forse è meglio, visto che non più tardi di un paio di settimane fa, più o meno, ho avuto il piacere e l'onore di presentare un altro libricino mio uscito di recente e il mese prossimo uscirà un altro volume curato da me, vorrei dire, perché le cose fossero chiare, non è che io sono un jukebox che si infila la moneta e esce il libro, sfornano libri. È una specie di congiunzione astrale di questo anno malefico, perché il libro di Ruggero II, per Ruggero II, cioè la biografia di Ruggero II, mi è stato chiesto di farla, direi a maggio del 2018, appena uscito il Gregorio VII, sempre dalla Salerno. Ho nicchiato un po' perché il problema, il tema è spinoso, poi ho deciso di farlo e poi, quindi, e come si vede dall'introduzione, dalle pagine introduttive, il libro era finito, l'ho finito un anno fa. Ho giusto fatto una piccolissima aggiunta qua e là nelle notte e poi soprattutto quando si parla, c'è un punto in cui le fonti dicono che Bari in una certa occasione era desolata, nessuno usciva di casa, le strade vuote, tutto vuoto, e io avevo fatto riferimento per dare un'idea, diciamo, alla pittura metafisica, e poi però ho dovuto aggiungere, mi è sembrato pittura metafisica, oppure quello che non avremmo mai voluto vivere, cioè il lockdown di questa primavera. Ecco, ma il libro era pronto a novembre del 2019, il Ruggero, quindi non è che non pare, può non sembrare, però ho anche io i miei tempi per scrivere, ecco, mettiamola così. E il Ruggero, dunque, è Ruggero II, come posso dire, innanzitutto Ruggero II è una grande parte di quel grande mito, o di quella grande mitografia, o di quel grande apparato mitografico che è la storia, la cultura, la storia, la cultura, la multiculturalità, so come dire, della Sicilia. E questo già è un problema, come si può vedere anche dalle pagine di Gattopardo, questo è già un problema. Ho cercato di rendere la vicenda biografica di Ruggero II nella maniera più storicistica possibile, cioè fino a quando le fonti mi hanno sorretto, che non è una cosa così agevole, insomma, comunque ho cercato di seguire le fonti anno per anno, proprio con una scansione cronologica molto netta. Perché, innanzitutto, perché secondo me una biografia
per come la intendo io, non può essere concepita diversamente. E poi perché più invecchio, più ne sono convinto, e comunque le vicende di questo anno dovrebbero insegnarcelo, le cose, molte cose, molti avvenimenti, dipendono strettamente dalle contingenze. Io di Ruggero II, che sia tifo o non sia tifo, questo dipende, ma in questo libro, diciamo, mi sono venute alcune idee che credo non fossero venute mai a nessuno. Una, questo ci tengo proprio a dirlo, è il personaggio della prima moglie di Enrico, perché Elvira, la spagnola, beh, se la si colloca nel suo contesto, cioè quello iberico, e non per il fatto che era figlia di Alfonso VI, imperatore delle tre religioni, delle due religioni, ma per gli anni in cui si colloca, difficilmente si riesce a capire. Nessuno aveva mai provato a farlo, io ho tentato di farlo anche perché ho messo insieme qualche conoscenza in più, diciamo, sulle questioni spagnole, sono abbastanza complicate. Allora, diciamo, Elvira, la prima moglie, era una principessa, un'infanta, che volentieri veniva allontanata dalla Spagna per evitare che potesse costituire un problema per il futuro. E questo si capisce però dal fatto che il terzogenito, mi sembra, di Ruggero II, viene chiamato. A lui viene dato un nome che non appartiene alla linea onomastica familiare né della madre né della nonna Adelaide né del nonno Ruggero I, ma del nonno iberico, cioè Alfonso. È il primo e l'unico Alfonso della linea degli Altavilla. I nomi non venivano dati a caso e curiosamente i cugini del figlio di Ruggero, Alfonso, si chiamavano tutti e due, due cugini si chiamavano tutti e due Alfonso. Erano rivendicazioni di legittimità. Alfonso VII di Castiglia, Afonso Rodriguez, che sarà il fondatore del Regno di Portogallo. Quindi, allora, questo è una delle novità del libro, questo ci tengo. Ma per riprendere il discorso necessità di essere i più storicisti possibili, diciamo così, mettendo le cose secondo una prospettiva che a me non piace, però può essere utile soltanto diciamo, per chiacchiera. Se non ci fosse stata la seconda crociata, il regno di Ruggero II non sarebbe stato legittimato. Reso legittimo, cioè, un momento, il regno di Ruggero II è stato legittimato perché il Papa, che poi è passato come antipapa, che l'aveva incoronato, ha avuto la bruttissima idea di morire prima del suo antagonista. E comunque lo stesso San Bernardo, grandissimo oppositore di Ruggero II, nonché di quel suo Papa, aveva già capito e ha già accettato l'idea che questo regno c'era, si era formato e non si poteva che prenderne atto. Il segno della legittimità del nuovo regno viene dato proprio dagli uomini di religione, i cluniacensi, i cistercensi, che si fanno sotto a dire: ah, ma tu sei un grande re, ma sì, ma certo, allora donaci, fai vedere a noi quanto sei grande. E questa è la legittimazione assoluta, ma all'interno del sistema dei regni è la seconda crociata che permette a Ruggero II di affacciarsi nella maniera più legittima possibile sulla scena, diciamo così, internazionale, perché lui, le sue navi, mettono in salvo dal grandissimo disastro della crociata il re di Francia e sua moglie, Eleonora d'Aquitania.
che stessero già lì lì per divorziare, lasciarsi, il problema è una cosa che non ci riguarda, poco ci riguarda. Ma è Ruggero II che a questo punto viene chiamato amico carissimo da parte del re di Francia. Allora si potrebbe dire: se non ci fosse stata la seconda crociata, se la seconda crociata non fosse stata condotta in maniera così, come dire, leggerina, diciamo, soprattutto se i crociati non avessero tentato, diciamo, quel grandissimo colpo di Damasco. genio su Damasco, che è veramente un grandissimo colpo di genio, perché tutto si poteva aspettare i damasceni, tranne che gli arrivassero i crociati all'improvviso nel mezzo della stagione più calda, solo che non avevano i mezzi per condurre una guerra di movimento così rapida. Sicché si trovano bloccati lì i crociati e fine della crociata. Non ci fosse stato questo, bene. Detto questo, uno pensa al regno di pensa a Ruggero II e ovviamente la storia della fondazione del regno di Sicilia, che non lo ripeterò mai abbastanza, non lo spiegherò mai abbastanza, è l'organismo statuale di più lungo periodo nella storia italiana dopo l'impero romano. Passa dal 1130 fino al 1860, con variazioni, eccetera, ma fondamentalmente senza soluzione di continuità. Questo regno, uno pensa a questo regno e non può non pensare ai grandi monumenti di Palermo, e i mosaici, la chiesa della Martorana, poi più tardi la chiesa, la basilica di Monreale e tutto questo. La Cappella Palatina. Se uno pensa alla Cappella Palatina, dovrebbe pensare al soffitto della Cappella Palatina, che uno di solito non ci guarda, oltretutto è illuminato bene, ma insomma, comunque non può vedere che è un soffitto a mucarnes. Vale a dire, è un regno splendente, risplendente di molte luci di diverse culture. E questa è una delle cose che complica la vita, a chi lo studia. Anche perché le fonti, a questo punto sono perlomeno trilingui: il latino, il greco e in arabo. Io non mi lamenterò di conoscere l'arabo, e sul greco mi ricordo più o meno quello che ho fatto al liceo, mi piaceva molto, però è passato qualche mese, diciamo così. Per l'arabo, però, ho contato sulle magnifiche e ancora insuperate traduzioni di Michele Amari, il grande patriota della Biblioteca Arabo-Sicula del secolo XIX, e sulle ricerche di un giovane, ora professore a Reims, di cui ho avuto la tesi di dottorato, si chiama Mejlida, che possiede, oltre al francese, all'italiano e alle lingue moderne, possiede anche l'arabo e il greco. C'è chi ha, d'altro canto, Takayama, il grande studioso giapponese, anche lui il greco e l'arabo se lo maneggia bene. Tutta la mia invidia, io ci posso fare questo. E poi, naturalmente, ci sono i grandi studiosi tipo Jeremy Jones. E allora, cercando di incrociare, cioè, com'è questa cosa? La corte di Ruggero II, con tutti questi grandi saggi alidrinisi, i grandi personaggi, Giorgio d'Antiochia, Machiera Costui, o Cristodulo, ma anche lui chi era, le relazioni con l'altra parte, l'altra sponda del Mediterraneo, e la sponda del Mediterraneo a sud, ma anche il Mediterraneo a oriente, vale a dire l'impero di Costantinopoli, l'impero romano, chiamiamolo giustamente impero romano, perché quello era l'impero
romano, ma anche il Mediterraneo a Occidente, le relazioni con la Catalogna. Questo, ecco, diciamo, uno dei motivi per cui ero stato piuttosto riluttante ad accettare l'idea di mettermi a studiare di nuovo queste cose era per la loro complicazione. Per fortuna mia, da un lato un po' che sono testardo, un po' che ho fatto un pochino più di esperienza rispetto alla prima volta che me ne ero occupato, e molto che ho trovato bibliografia recente e molto intelligente di giovani molto bravi, uno di questi a Mergelida, ma anche Mirko Vagnoni, che ora insegna a Friburgo in Svizzera sulla iconografia normanna, e devo dire che questo mi ha molto aiutato. Io non mi trovo mai a mio agio a parlare di quello che scrivo, anche perché io so che seguo una linea ultimamente, che è appunto quella cronologica, ma non ho abbastanza memoria per ricordare fatto per fatto quello come l'ho organizzato. C'è un'altra cosa, e anche di questo sono debitore a Gelida, ma non solo a Gelida, a Fodà, le grandi costruzioni legislative del regno, che è uno dei grandi miti del regno, e continua a essere uno dei grandi miti, nonostante il fatto che da più di 20 anni Anna Laura Trombetti, Fodale e altri, Pennington, abbiano cominciato a dire: guardate, le famose assise di Ariano, insomma, estate, quando ci sono state, non hanno elaborato questo corpus di leggi. Perché sul regno di Sicilia si sono addensati come si dice, appiccicati, concretati molte stratificazioni di miti. Uno di questi è colpa, tra virgolette, ma insomma è merito o colpa di Cantorovice e del suo Federico II, che è uno dei grandi, grandissimo libro. Ci fosse qualcuno adesso, almeno da chi conosco io in generale, in grado di scrivere un libro come quello, so poco, ma che è stato un grandissimo fondatore del mito della Sicilia. È vero, lui voleva inquadrare Federico II, ma lo inquadrava all'interno della storia del regno di Sicilia, questo regno esotico europeo. Noi dobbiamo molto a lui. Ecco, io non saprei. Cioè, in questo libro, dimenticavo, un altro giovane di cui ho usato gli studi, molto bravo, si chiama Naccari, Nicola Naccari, a proposito della cultura greca, delle manifestazioni della cultura greca, Nilo Dossopater, per esempio, e l'opera sui patriarcati, che viene prodotta all'interno del Regno di Sicilia. Ma perché viene prodotta? Ma che senso ha che venga prodotta lì? E via dicendo. E in questo credo che il mio libro sia una delle poche novità, oppure non so come dire, sono comunque una novità. In appendice al libro ho pubblicato la traduzione, sia ben chiaro, non mia, sia ben chiaro, della famosa omelia di Filagrato da Cerami del 1143, che diciamo così tutti quanti abbiamo sempre citato e in pochi, in non molti, avevamo letto. Poi c'è tutta la storia, tutta la questione delle varie mogli, i tentativi di avere figli, le tragedie familiari di Ruggero II, i figli che gli muoiono uno dietro l'altro, il suo tentativo di averne degli altri, l'unico superstite che ha una pessima fama è quello che viene chiamato Guglielmo il Mago, che ha una pessima fama ma forse non la merita, comunque sarebbe uno di quelli
di cui bisognerebbe ricominciare a scrivere la storia, così come la Schlichte, 15 anni fa, ha riscritto la storia di Guglielmo II, il Buono. Beh, insomma, il libro c'è un po' questo nella matassa, nel gomitolo di questo libro. E spero che adesso magari sarà un po' più chiaro, proprio nella confusione in cui mi sono espresso io, per quale motivo ero riluttante, ero stato un po' riluttante a rimettermi sopra con questo argomento. Beh, Tu che qualche pagina ne hai letta, a te quale curiosità sono venute? Perché così mi guarda, Glauco, il personaggio è intrigantissimo e, come si può dire, è anche molto complesso, perché noi sappiamo più o meno tutti la genesi del Regno di Sicilia, la conquista del meridione da parte di queste famiglie di normanni che scendono già nel periodo intorno al 1080-1081 No, e prima anche. anche prima forse e ci si chiede come sia stato possibile e come abbiano avuto questa intuizione, se è stato un caso, se sono arrivati lì e lo hanno capito dopo, ma è davvero singolare, no? Con credo nemmeno grandissime forze militari siano riusciti ad ottenere questo risultato. Forse si sono inseriti in una Sicilia araba molto divisa e con emirati in conflitto tra loro. Però scusami, per prendere la Sicilia ci hanno messo 30 anni. Ci Sì, appunto. hanno messo molto, ci hanno messo di meno per prendere il sud. In effetti è vero. La Sicilia è un osso duro. E hanno avuto una bella caparbietà, no? Perché insomma. Come dice Malaterra, loro lo facevano per la fede e perché erano sicuri che gli entrava molto in tasca. Goffredo Malaterra, storico ufficiale di Ruggero I, dice così, non è che... Ma loro avevano, i normanni, allora in generale diciamo, erano emigranti, innanzitutto erano delle bande di emigranti, ma specializzatissimi e quindi molto richiesti perché sapevano fare la guerra. Bene, sapevano combattere bene e in modo anche innovativo. Si sono infilati, hanno approfittato delle debolezze, delle situazioni in cui sono infilati. Ci sono stati molti, compresi gli arabi in Sicilia, che hanno pensato di usarli e poi disfarsene, come forse avevano pensato alcuni industriali tedeschi con i nazisti. Li usiamo, poi dopo però li abbandoniamo. In storia non funziona mai così, a questo punto possiamo dirlo, e loro si sono. Poi tutta una serie di coincidenze, complicazioni, casi. Qualche morte opportuna, magari nemmeno provocata, semplicemente avvenuta così. Molti uomini che sono stati chiamati, convocati al servizio di Ruggero II, gli uomini che vengono dall'Inghilterra, alcuni dei quali poi tornano in Inghilterra e tornano come Fitznagel, no, Fitznagel, quello è l'autore del Dialogo dello scacchiere, Roberto di Selby, che o Thomas Brown, uno dei due, che ritorna in Inghilterra quando alla morte di Ruggero II succede come succede negli Stati Uniti con l'elezione del presidente, cioè l'exceptio spoli, vengono rinnovate le cariche, rinnovati gli incarichi. Lui torna in Inghilterra carico di gloria perché ha servito il re di Sicilia e va niente di meno che allo scacchiere, che non è un posto qualunque perché lo scacchiere era la sede del calcolo matematico delle rendite del re, una cosa, diciamo, di una discreta importanza.
tutti questi uomini che vengono, che girano, che fanno, che opera in una, in maniera, diciamo, infaticabile. In maniera infaticabile, e quando leggevo le cronache Alessandro di Telese, Falcone Beneventano, anche Romualdo Salernitano, cioè ho la cronaca di Romualdo che va sotto il nome di Romualdo Salernitano, che è un problema anche quello, e vedevo la storia delle campagne, le storie delle campagne militari, devo dire che mi è stato, cioè mi era difficile non pensare a tutti quei disgraziati di contadini villici che già facevano, già avevano la loro condanna in terra per coltivare le terre, quelle terre che non sono tutte fertili come terra di lavoro, terre complicate, la Basilicata intorno a Matera. Pensiamo a questo genere di paesaggi, e che si trovavano percorsi e invasi da eserciti che distruggevano tutto e ammazzavano senza pietà, anche se con intelligenza, perché non ammazzavano tutti, perché se sono ammazzato tutti non sarebbe rimasto più nessuno poi per servire i vincitori, però ammazzavano per dare degli esempi. Questa è una cosa che, diciamo, non hanno inventato in età contemporanea, in età moderna, né l'hanno inventata gli antichi romani, e men che meno l'hanno inventata i normanni. Ma se noi pensiamo anche proprio alla geografia, ai paesaggi, io direi che almeno un pensiero di, insomma, di simpatia all'inglese nei confronti di questi disgraziati condannati a stare lì, dovremmo averla. Vabbè, qui ho proprio saltato su un altro piano, però è un piano che c'è, non so come. No, è molto, molto chiaro il discorso. È un'altra delle cose che, da figlio di siciliani, mi affascina tantissimo di quel periodo sono le tracce artistiche. No? Non, tu le hai citate più o meno prima tutte: Martorana, Cappella Palatina, Monreale, Cefalù. Gli eremiti a Palermo. Palermo. Che non avevano le cupole rosse. Perché le cupole rosse, questo l'ho scoperto, le cupole rosse sono del restauro dell'Ottocento, sì. All'inizio del restauro. Sì. Infatti. Le cupole erano grigie, o bianche o grigie, cioè esattamente come si vede in Tunisia, per dire. Infatti. Nelle case in Tunisia è più logico, il rosso faceva più. Nell'Ottocento forse quando le hanno restaurate avevano quest'idea di riprendere le origini, ma poi se pensi alle turcherie di metà Ottocento, inizio Novecento, no? Gli orientalismi che dovevano segnalarsi come orientalismi, e poi cosa c'è di più affascinante di un regno, di una terra in mezzo al mare, con tracce forti di onomastica, tu lo sai come lo so io, con tracce forti di onomastica araba e greca. È una meraviglia. Quindi sai, professore, colgo l'accenno che ha fatto al tema Spagna, perché anch'io amo molto il medioevo spagnolo. Volevo chiedere due cose, partendo da due punti che mi hanno molto colpito: la grandissima politica mediterranea di Ruggero II, che sicuramente ha dei precedenti, ma lui la porta, diciamo, a certi livelli proprio di relazioni, di interesse, approfitta della crociata,
E poi questo legame con la penisola iberica attraverso la moglie Elvira, quindi l'eventuale influenza di Elvira e il suo diciamo peso sugli indirizzi della Sicilia, perché giustamente c'erano tre Alfonsi in quel periodo in Spagna ed erano veramente troppi. Si vede che la Spagna, i tre Sancho, i due Pedri, ci sono questi conflitti perenni. Solo in Francia ci sono i tre Enrichi, ma qualche secolo dopo. Ecco, il fatto che il sangue musulmano di questa figlia del re di Castiglia torna in una Sicilia che non è più, diciamo, musulmana, ma rimane al centro di questo quadro mediterraneo, che torna a farsi sempre più piccolo, torna di nuovo a raggiungere una specie di coordinamento, di legame che si regolarizza dopo anni, diciamo, fino alla prima crociata, in cui si erano un po' sfilacciati certi fili. Invece adesso tornano, adesso senza arrivare ad Abulafia, alla sua lettura. Ecco, mi hanno colpito queste due cose qua, la grande politica mediterranea e questo legame con la Spagna, che poi tornerà con gli aragonesi. Quindi la Sicilia è veramente un perno, non solo geografico, ma anche diplomatico. Dunque, lei pensa di aver detto una cosa, cioè, avrei dovuto prendermi una lista di appunti, perché le cose che ha detto fuori. Allora, cominciamo dall'ultimo. Aspetti, parto dall'ultimo, che è più semplice. Diceva la mia amica Marina Scarlata, eccellente storica, bravissima, a cui in memoria ho dedicato il libro, perché, diceva più o meno quello che diceva Tomasi di Lampedusa: noi siciliani siamo convinti che la Sicilia sia il centro del mondo, ma non è così. Non lo è stato nemmeno nel Medioevo. E questo è uno. Abulafia, le due Italie, le due Italie è una espressione che poi è entrata nell'uso, poi è stata ripresa qualche anno fa anche da un libro uscito dalla Terza. Abulafia è una meraviglia, perché lui è molto bravo, perché magari non sarà non sarà proprio l'uomo più simpatico di questa terra, no? Ho avuto l'avventura di conoscerlo, devo dire che nel mio corso di Cambridge, Oxford, da connettere rispetto a questi pezzenti che insegnano l'università italiana. Abulafia però attribuisce ai Normanni la responsabilità, cioè in ultima analisi attribuisce ai Normanni, al Regno Normanno, la responsabilità del mancato sviluppo economico del sud, come se la questione meridionale risalisse all'epoca dei Normanni, perché non hanno lasciato spazio alla libera iniziativa, come invece era accaduto nell'Italia settentrionale. Mo Abulafia, curiosamente, questo libro anticipa di poco, in Inghilterra, l'era della Thatcher. Direi che se nel caso, diciamo, anche nel caso della bibliografia, come dicevo prima per Kantorowicz è quello che era troppo di destra per essere nazista, no? Era quello della Germania segreta, che non poteva essere nazista perché nel simbolo, nella svastica, la svastica del Reich era a fondo rosso. È uscita un paio di eccellenti cose su Kantorowicz ultimamente, e bisognerebbe riprenderlo. Anche queste grandi opere di storiografia, che sono pilastri della storiografia, vanno inserite nel loro contesto, bisogna cercare di capire come mai e perché. Allora, questo è Abulafia. Poi vado sulla parte più semplice, ritorno all'inizio però di quello che diceva lei. La Spagna. No, prima, la politica mediterranea. La politica mediterranea verso Occidente, secondo me, penso al, chiamiamolo trattato, insomma, accordo con Ramon Berenguer, con la Catalogna, era per tentare di mettere in sicurezza la parte occidentale del Mediterraneo, fino all'Algeria, insomma. Le prime puntate offensive dei siciliani di Ruggero, che, se non ricordo male, che conosciamo, arrivano fino all'Algeria. È un'area
è un raggio d'azione molto vasto rispetto alla Sicilia, ma si tratta di mettere in sicurezza l'area dei commerci. Ecco perché Ramon Baranger, Savona, Genova, ecco anche uno dei motivi di quella ostilità di fondo con Pisa e Pisani. È uno dei motivi per cui i pisani, appena hanno avuto l'occasione, hanno cercato di buttare a terra Amalfi. Perché adesso arriviamo a Elvira e qui... E qui, ahimè, quello che lei dice è stata la cosa più suggestiva che è passata, devo dire, almeno fino al mio libro. Dopo adesso vediamo quanto... Io la ricerca su Elvira, prima di pubblicarla qui, ho accettato di fare un lavoro per una cosa online in Argentina, è stato sottoposto il lavoro alla peer review di una delle maggiori storiche studiose di cose castigliane, che è una che so che è stato fatto lei perché alcune indicazioni di lettura mi sono state consigliate da questa persona e sono riuscito più o meno a riconoscere, che pensavo che non avrebbe mai accettato lì perché ha una specie di monopolio. E invece sono passate, e questo mi ha molto consolato. Allora, il fatto che Elvira fosse, di sangue misto, la cosa non poteva non impressionare, non era di nessun rilievo. Elvira, come suo fratello Sancho, o come sua sorella maggiore Sancia, era soltanto la figlia dell'imperatore, la figlia di Alfonso VI, l'imperatore. La vicenda di Elvira è una regina invisibile, nel senso proprio non c'è. Compare nei documenti spagnoli, neanche in tanti. In Sicilia compare soltanto dopo la morte, quando si parla di una chiesa nella quale vengono fatte le commemorazioni liturgiche in sua memoria. Ma come tante regine, è invisibile. Sono poche le regine invisibili. Le regine invisibili sono quelle che hanno, non solo che hanno capacità, ma soprattutto che hanno l'opportunità e la necessità di metterle in mostra, cioè che rimangono vedove. Elvira non è rimasta vedova, semplicemente questo, magari avrebbe dato. La sua sorellastra Urraca, che non rimane vedova, cioè si divorzia semplicemente cioè rimane vedova una volta, battaglia d'oro, divorzia dal secondo marito. Beh, insomma, quella c'era un bel temperamento, perché questo forse è una cosa che noi è una cosa banale, ma forse noi tendiamo a dimenticarcela. Le principesse, tra virgolette, perché non so quando comincia a essere usato questo termine, non so. Le figlie dei re, anche se femmine, venivano educate ad essere regine, non venivano messe in un angolo a rammendare le calze perché erano donne. Questo è una delle deviazioni di prospettiche dei gender studies. Bene, Elvira aveva il fratello che era il successore designato, l'unico figlio maschio di Alfonso VI. Il fratello viene mandato a morire Sancho, quello che ha tutta l'idea di una cospirazione dei nobili. A quel punto i nobili designano Urraca, che è una figlia di un matrimonio precedente di Alfonso VI, ma in realtà le figlie del matrimonio da cui era nato Sancho sono Elvira e Sancia, Isabella, Zaida, di cui
la storia, su cui la storia spagnola, le fonti spagnole faranno un interesse, una enorme confusione, perché dicono che sono due, no, è una, se porta lì, no, non è vero, perché è tutto un gran macello. Beh, insomma, a un certo punto Isabella scompare, rimangono Urraca, Elvira e Teresa, figlie illegittime. Urraca ha già un figlio che si chiama Alfonso, Teresa ha un figlio che si chiama Alfonso, Elvira però è l'unica figlia legittima dell'ultimo matrimonio di suo padre con colei che era chiamata nei documenti imperatrice. Secondo me viene messa a educare, insomma, l'infantato può essere stato affidato all'arcivescovo di Toledo, che è un uomo, cioè, che è un personaggio strepitoso, ma è una cosa, Bernardo di Toledo è una cosa impressionantissima, cioè, ha a che fare con antipapia, e viene combinato il matrimonio con, non era una mésalliance il matrimonio con Ruggero II, con Ruggero, perché Ruggero in quel periodo poteva già dire di essere figlio di una regina, perché Adelaide, sua madre, era diventata, si era sposata con il re di Gerusalemme. Allora non era una mésalliance quella di Elvira, figlia di re e regina, perché sposava il figlio di una regina. Poi lo sapevano tutti. Dopodiché viene mandato a 2000 km di distanza e a quel punto scompare dal paesaggio politico. Curiosamente però anche lei, quando ha un figlio, lo chiama Alfonso, che può essere una rivendicazione di legittimità. Quindi il fatto che fosse mezza mora, io diciamolo... Una pura coincidenza storicamente irrelevante, diciamo. O caso. Diciamo, è affascinante, ma probabilmente le cose sono molto più banali. Ecco. Bene. Semplicemente banali. Ci rimane il tempo, certo, giusto, ci rimane, grazie, professor, il tempo per, grazie, salutarci. Grazie al professor Cantarella per questa bellissima videopresentazione, grazie a Giuseppe Bianchi di essere intervenuto. Ricordatevi di seguirci sul nostro sito www.italiamedievale.org e arrivederci alla prossima videopresentazione. Ricordatevi Ruggero II, Salerno Editrice, nelle librerie. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Grazie a voi, grazie tante. E grazie per la pazienza. Oh, ci mancherebbe. È quasi finito.